Il rito del battesimo delle bambole si celebra il 24 giugno di ogni anno. È un rito antichissimo e pensiamo che risalga già al tempo degli antichi Arbres, perché il nostro paese, Barile, è un paese di origine Arbres. Questo rito si effettua il 24 giugno in prossimità della stazione ferroviaria, perché anticamente... C'era una chiesa rupestre dedicata a San, a San Pietro. Questo rito viene effettuato soltanto da due bambine che si scelgono tra di loro, due amichette. Una interpreta la parte della mamma e l'altra della madrina. Si costruiva e si costruisce la bambola con materiale povero, il materiale che c'è in casa. Allora, incominciare dal mestolo, dal cucchiaio eh, grande che si usa per scolare la, la pasta, e poi eh, si utilizzano tutti gli indumenti che usavano i, i bambini. La caratteristica eh, di questi indumenti viene, eh, viene data addirittura dalle fasce, dalle fasce eh, che anticamente venivano utilizzate proprio per i bambini neonati e anche gli indumenti, la cuffietta, il vestitino erano tutti indumenti che appartenevano uh, ai bambini. Le bambine si recano in, uh, presso, questa, presso la stazione ferroviaria, prendono la bambola, uh, allora la mamma prende la bambola che rappresenta la figlia, la mette per terra sotto un gradino. La madrina fa tre salti e pronuncia delle parole, che un po' sono in lingua brescia e un po' in dialetto lucano. La filastrocca è questa. Poplie San Juan, Stipan, Stipan so battezzat e tut sin chiamat. Questo rito viene effettuato non solo dalle bimbe piccole, ma anche dalle persone adulte che vogliono eh, contrarre un, un, un comparizio. Naturalmente questo comparizio è un fatto simbolico, è un comparizio gioco, è un simbolo soltanto. Non è che è perché il vero comparizio si effettua quando si, si fa il rito re, religioso in chiesa. Alla fine... Eh, si, consumano, oh, si consumano dei dolci tipici del, del, nostro, del nostro paese e poi eh, si, si, ci si intrattiene ancora per lungo tempo eh, con le persone anziane facendo dei giochi. Le tradizioni devono essere mantenute perché sono le radici di un popolo e il futuro deve avere un cuore antico.